Ciao Impallinati, io sono Pio3 e oggi facciamo la recensione dello Specna Arms 4.16 A5. Prima di cominciare voglio mandare un messaggio a tutti quelli che già mi seguono da anni e spero sia gradito. Sto cercando di fare una via di mezzo tra le presentazioni prodotto che ho studiato in questi ultimi mesi, l'avete viste, e le recensioni un po' più intime, come le facevo una volta. Prego! Il flipper regolabile! Il flipper regolabile! Devo trovare la giusta via di mezzo, abbiate pazienza, continuate a farmi sapere cosa ne pensate nei commenti perché mi è molto utile, anche se in fondo poi faccio di testa mia e vi faccio credere che quello che dite sia importante. Vabbè, però almeno così vi illudo di poter avere un po' di potere su di me. Comunque, buona visione! L'HK416 A5 è un ulteriore sviluppo del fucile d'assalto HK416 in calibro NATO 5.56x45mm come tutti lo conosciamo. I cambiamenti più sorprendenti rispetto alle versioni precedenti delle piattaforme AR disponibili sul mercato includono un regolatore del gas per silenziatore migliorato per un uso senza attrezzi, un lower receiver ridisegnato user friendly, come lo chiama la stessa Heckler & Koch, che di fatto consente il completo maneggio ambidestro dell'arma attraverso l'adozione di alcuni accorgimenti e accessi alle funzioni comodi e innovativi. Oltre, ovviamente, a numerosi miglioramenti tecnici per massimizzare la sicurezza, l'affidabilità, la compatibilità con le munizioni e la resistenza in condizioni operative estreme. Parliamo ad esempio dell'inserimento della sicura a cane abbassato, del top rail NATO Stanag 4694 per adattare qualsiasi tipo di ottica, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, un fucile che risponde a tutte le esigenze degli operatori moderni. L'arma infine viene prodotta nelle versioni da 11, 14,5, 16,5 e 20 pollici. Questo almeno è quello che accade al vero 4.16 A5 Real Steel. Ma cosa possiamo dire della replica AEG prodotta dalla ormai sempre più crescente e presente Specna Arms? Oggi guarderemo appunto la versione in RAL 8000 del 4.16 A5 da 11 pollici tradizionale e vi mostrerò anche la variante con rail della Gaisili, insomma, come cavolo si pronuncia. Sono entrambi praticamente l'ultimo grido di questo brand. Prima di tutto ricordo a tutti che questo video è stato possibile grazie a Safra Soft Air, ma è importante che sappiate una cosa, che non sono stato assolutamente pagato per fare questa recensione. Non sono legato a nessuna realtà commerciale o negozio, non ho quindi secondi fini e quindi non c'è il rischio che vi voglia propinare a tutti i costi quello che ho ad esempio a magazzino, magari facendovelo passare per buono. Sul canale propongo solo articoli che scelgo accuratamente e tutte le considerazioni che seguiranno sono assolutamente realizzate per potervi dare un parere trasparente come su questa piattaforma su cui vi sto parlando piace fare. E sul prodotto in questione verranno evidenziati tutti i pregi così come eventuali difetti. Capiamoci, non raccontiamoci. La Specna Arms, così come la sua gemella Mako Industries o le precedenti Wartec o Ace of Spade, fanno parte di quel rebranding che fa capo ad un'unica grande industria cinese che sforna ASG a seconda del portafoglio che si presenta. E praticamente sono tutti la stessa cosa. Ma nel caso della Specna Arms è evidente che si voglia essere più aggressivi sul mercato, presentando modelli sempre più complessi e packaging sempre più rifiniti. La scatola di cartone che arriva col fucile, con maniglia in plastica e interni in foam antiurto, è un esempio molto diffuso. Ma la grafica essenziale, l'impostazione generale la rendono piacevole e comoda per inserire il necessario. All'interno troviamo il fucile, dei meravigliosi adesivi, un caricatore Stanag, uno spingipallino, asta pulisci canna, chiamatelo come volete. Al fucile vengono fornite due molle, una da 90 per restare nelle nostre potenze e una diciamo da 400 fps per i mercati che lo consentono. Inoltre abbiamo le istruzioni e un poster giga abnorme che potete mettervi in cameretta con le tipe succinte che imbracciano giocattoli di arma.
imperdibile. Parlando della parte estetica, non abbiamo davvero da lamentarci. I gusci sono veramente ben realizzati in ogni dettaglio. Lo dico da felicissimo e fanatico possessore di un paio di VFC in versione AEG e gas. Ormai totalmente abituato al feeling che mi trasmettono. E devo dire che qui la Specna Arms ha fatto veramente un buon lavoro, sia nella modellazione degli stampi che nella scelta dei pantoni. Ho voluto recensire il fucile in RAL 8000 per valutare in prima persona la colorazione. E devo dire che i pantoni sono molto simili all'originale Heckler & Koch. Anche nella controparte reale è un tripudio di sfumature in marroncino verdastro acido e oro. Una tamarrata mai vista. Ma come ho già spiegato in altro contesto, non è stata una scelta fatta a caso, ma per una ricerca di mimetismo che parta già dagli stessi componenti. Un patchwork mimetico strutturale, potremmo dire, o più semplicemente una follia progettuale ben giustificata. La colorazione quindi è bella, presenta anche una certa ruvidità al tatto e opacizzazione antiriflesso che è molto piacevole quando ci batte sopra la luce e gli dà delle bellissime sfumature e tonalità. Bello, quando faccio questa roba. Ovviamente la Specna non ha il diritto sui loghi Heckler & Koch e quindi abbiamo i suoi loghi Specna, che non sono poi così tanto male. E ricalcano gli stessi spazi in cui sono presenti quelli veri, giusto per mantenere il colpo d'occhio. Degno di nota che su tutti i rail sono presenti le numerazioni per i distanziamenti. Inoltre, cosa che non abbiamo sui VFC, anche sul tubo del calcio è presente una numerazione. Perché chissà come farai senza i numeri sul calcio. Un'ottima estetica e finitura quindi che la portano a prendersi un bel 8 in questa sezione. Per quello che riguarda i materiali impiegati, si tratta di un fucile full metal e i materiali impiegati sono quelli della Specna, cioè non male, tutto sommato, e ovviamente non il top. Il peso è anche ripartito molto bene, il polimero utilizzato ha un'ottima sensazione anche al tatto, non sembra quella plasticaccia cheap che ogni tanto si incontra e che è veramente intoccabile, anzi. Però soltanto il tempo ci darà il verdetto sulla resistenza generale di questo prodotto. Full metal quindi, ad esclusione del calcio, del grip, dei due selettori ambidestri e del dust cover. Per quello che riguarda i materiali, possiamo tranquillamente arrivare a un bel 7. Io gli darei anche un 7,5. La Specna Arms utilizza ovviamente materiali più scadenti rispetto al VFC, lo abbiamo detto. Questo principalmente per abbattere i costi e lo possiamo già verificare attraverso il maneggio delle leve ambidestre della Sicura, dove purtroppo abbiamo la prima nota dolente di questa versione. Solitamente sui modelli AR15 della Specna ho trovato delle leve della Sicura scattose e nette. Qua sulla 5 purtroppo non si sente quasi lo scatto e la sensazione di inserimento e cambio di rateo è praticamente azzerata. Questo avviene per via di una scelta meccanica che da un lato conferisce una solidità generale buona, soprattutto per la leva di destra, quella mancina, che solitamente nelle AEG risulta essere sempre la più ballerina e insicura. Qua la troviamo più solida, ma dall'altra, in entrambi i lati, gli scatti della sfera che è presente all'interno sono molto tenui, evidentemente da come è tutto stretto contro il lower. Mi sono consultato con Nito Airsoft e lui ritiene che si possa ottimizzare la cosa con un intervento di Dremel e spessoramento per allargare i fori e distanziare per dare il giusto agio a tutto il movimento meccanico, quindi è risolvibile. Come funzionamento elettrico, ragazzi, è perfetto, la Sicura, il singolo, la raffica si inseriscono sempre benissimo, puntualizziamo la cosa. Io parlo degli scatti, quelli meccanici, non del funzionamento elettrico che va benissimo. Comunque, allo stato attuale delle cose, quando il fucile vi arriverà, out of the box, la Sicura non lavora come mi sarebbe piaciuto. Peccato. Ma magari per molti di voi si tratta di un dettaglio assolutamente trascurabile. Passiamo alle tacche di mira che arrivano con la replica. Anche qui risultano morbide
e si alzano e abbassano troppo facilmente per i miei gusti, ma sapete che sono molto esigente e che prendo sempre come riferimento il VFC, quindi si tratta di una guerra persa in partenza. L'attacca anteriore non è regolabile né in alzo né in deriva, mentre quella posteriore è solo regolabile in deriva. C'è un fake anche sul fattore alzo, quindi non provate a girarla come nell'originale perché la sfondate. Qua si incomincia a notare le differenze tra un entry e un high end, ma il costo di questo fucile, che si aggira intorno ai 280 euro, la fa rientrare assolutamente in un entry level ben fornito, quasi un medium level con costi da entry. Ci dai avanti con i commenti che un entry level costa 100 euro. Parliamoci chiaro, gli entry level partono dai 100 fino ai 300. E se vuoi poi vai dai 300 fino ai 600, 100. E poi ci sono i fucili seri. La leva di armamento funziona bene, è scattosa e il blocco del bolt è solido, così come lo è lo sgancio, che risulta netto e piacevole, agevolato dagli sganci ambidestri entrambi funzionanti, che permette praticamente di poter accedere all'op-up, alla ghiera rotativa, altro elemento di pregio, senza nessun problema di accesso con una sola mano. Anche lo sgancio caricatore è ambidestro e qui gli sganci caricatori ambidestri non incontrano i miei favori, in quanto quello sinistro, in questo caso, è veramente troppo sensibile e rischia di farvi uscire il caricatore accidentalmente. Consiglio mio, ma non soltanto per questo fucile: o gli montate una molla da camion per evitare la cosa, o togliete semplicemente la levetta sinistra, si può fare facilmente ed evitate il problema. Trovo lo sgancio caricatore ambidestro in generale inutile, una volta che sia acquisita la giusta pratica con la mano dominante. È solo fonte di possibili sganci accidentali, soprattutto quando avete il fucile stretto al corpo oppure dietro la schiena. Facciamo una petizione per abolire gli sganci ambidestri. Lo sportellino del dust cover si chiude, questo perché a volte alcune repliche non lo fanno funzionare. Questa funziona bene e inoltre si apre quando tirate indietro la leva di armamento. Il calcio ha 6 posizioni, numerate fino a 5, però visto che non contano quando è completamente chiuso, risulta ben attillato e ha poco gioco in fase di estensione e allungamento, scattando benissimo. L'accesso al vano batterie di questo tipo di calcio è veramente comodo e rapido, soprattutto il vano stesso è bello ampio e consente di alloggiare anche batterie più grandi e capienti, senza poi impedire troppo la regolazione. Sappiamo che questo è un problema abbastanza diffuso che si presenta una volta inserite le batterie. Infine, per i pignoli, le quote del rail sono leggermente più piccole dell'originale, parlo del mil-spec, si parla di Micron, però ve ne potete accorgere soprattutto quando montate organi di mira con sgancio rapido, che sono da ricalibrare in fase di pinzatura. Generalmente, come potete vedere, abbiamo una replica che nelle sue scocche esteticamente non ha tanto da invidiare alle controparti più blasonate come la VFC, anzi la Specna ha fatto veramente un ottimo lavoro, e soltanto quando incominciamo a guardare i dettagli tecnici che incominciamo a notare delle sostanziali differenze, ma in linea generale l'impatto è veramente bello. Voto complessivo per la meccanica esterna 7. Differentemente da altri modelli della Specna Arms da poco usciti, in questo non sono presenti elettroniche di alcun tipo. La parte elettrica è tradizionale e questo secondo me non è affatto un male. Adesso vi spiego. Oggi il mercato ha raggiunto livelli di specializzazione nell'aftermarket, soprattutto rivolto alla customizzazione, che le aziende non possono e non intendono raggiungere oppure eguagliare. In prima battuta perché il gusto individuale è troppo vasto, e inoltre perché ormai quasi tutti sostituiscono la parte elettrica con una elettronica di proprio gusto, una Titan per esempio, e quindi perché stare a montare di serie un MOSFET o un'elettronica provvisoria su di una replica che ha delle scocche con un'enorme potenzialità? In questo modo avete la libertà di sbizzarrirvi o di sguinzagliare i vostri customizzatori nella ricerca di soluzioni tecniche all'avanguardia.
Il Gearbox è un generazione 2 con cambio molla rapido, tanto per cominciare, che permette di inserire una elettronica Titan, cosa che non è sempre scontata, vedi il 4.16 della Actarus, che invece non lo permette, boccole da 8 mm cuscinettate, terna di ingranaggi in acciaio, pistone rinforzato con testa antivuoto, delayer integrato, motorino di serie M130 Genuine Torque, equivalente al 18K GNG, per intenderci, non pazzesco, ma un trattore che gira e consuma poca batteria. Infine, canna di precisione da 290 mm con diametro 6,03 mm, neanche troppo stretta, al limite dei miei gusti, gommino di serie Specna e OPAP rotativo in polimero. Insomma, si tratta di una meccanica abbastanza semplice per un fucile del 2021 che può essere sicuramente migliorata con un intervento di customizzazione adeguato, capaci di rendere la replica ideale per le vostre esigenze. Vediamo come gira. Colpo singolo. Reattività. Discreta, ma abbiamo dei singhiozzamenti, ovviamente, e raffica. Di tiro presenta un fucile mediamente preciso sulla distanza, con una regolazione OPAP accurata, però, che sicuramente potrà risultare molto più precisa una volta sostituito il gommino di serie con un bel gommino Psionic, ad esempio, per la lunga distanza, o Maple Leaf, insomma, che si voglia, a seconda delle vostre preferenze. Voto prova di tiro 6. Lo Specna Arms A5 nelle versioni con rail piccatini tradizionale oppure Gaisili offre una buona base di partenza. Si tratta di un entry level con un costo alla portata di tutti, ottimo per incominciare, buonissima base per customizzarlo e ottenere una replica di alto livello, e un fucile che mi sento di consigliare per chi non vuole spendere troppo ma intende metterci sopra le mani, o semplicemente per chi non ha troppe esigenze e vuole avere un fucile che fa il suo per divertirsi e al contempo si presenta veramente bene da un punto di vista estetico. Il mio voto complessivo su questa replica è un 7. Da PO3 per oggi è tutto, fatemi sapere appunto nei commenti se questo tipo di recensione è di vostro gradimento e se vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un pollice su per aiutarmi a diffondere il video, infine iscrivetevi e attivate la campanella per avere sempre una notifica ogni volta che esco con una nuova recensione. Ci vediamo alla prossima, ciao là, impallinati! Sentiamo come gira. Colpo singolo. Perché non spara? Non gira. Non ho collegato la batteria. Vaffanculo.